Quali sono i margini di intervento del franchisor nel lavoro del franchisee? Anche in questo caso ci sono due aspetti da valutare, degli aspetti che sono legati ai servizi di assistenza, di formazione. Allora in questo caso cercheremo di avere quanta più attività da parte del franchisor possibile. Abbiamo detto che uno degli aspetti principali, oltre il contratto e il marchio del franchising, è l'esperienza che deve essere passata. Il passaggio di un'esperienza non può essere limitato alla consegna di un manuale operativo, ma deve essere fatta anche di tutta una serie di servizi di formazione iniziale e continuata, di attenzione allo sviluppo del mercato, e quindi in questo c'è un ruolo importante del franchisor che non può evidentemente abbandonare al proprio destino i franchisee dopo la stipula del contratto. Dall'altro abbiamo degli aspetti invece di potenziale intromissione nell'attività imprenditoriale del franchisee, che possono essere anche limitativi della sua libertà. C'è da dire che già da molti anni la giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, e le leggi che poi nel periodo si sono succedute, tanto i regolamenti comunitari quanto la legge poi del 2004, hanno ristretto la possibilità di imporre delle clausole eccessivamente onerose per i franchisee. Penso soprattutto alle clausole di approvvigionamento esclusivo, alle clausole limitative della concorrenza o a tutta la politica economica rispetto ai prezzi, l'imposizione di prezzi fissi, pratiche del sottocosto e via scorrendo. In questo caso la funzione del franchisor potrebbe anche essere effettivamente eccessiva. Ma il punto focale è sempre la lettura, la disamina attenta del contratto nella fase precontrattuale, perché tutti gli aspetti, anche legati alle imposizioni, per esempio dei prezzi, devono essere contrattualizzati. E quindi il consiglio in questo caso può essere quello di rivolgersi prima della stipula del contratto, nei 30 giorni che la legge prevede, prima della firma del contratto, o a professionisti esperti del settore o all'associazione di categoria. Per esempio, la Federazione Italiana del Franchising offre da molti anni i servizi di assistenza nella fase precontrattuale.